Bentornati all'appuntamento con le previsioni a cura di Meteo One. La vasta discesa di aria fredda che ha interessato marginalmente l'Italia nelle scorse 48 ore si sta dirigendo verso est. Sulla nostra penisola ritorna a splendere il sole, ma in un contesto prettamente invernale. L'alta pressione da occidente si sta spingendo sull'Italia, riportando il bel tempo, ma favorendo il classico fenomeno dell'inversione termica, ovvero una differenza delle temperature serali rispetto a quelle del mattino, con rischio gelate in pianura e nelle valli. Ma andiamo a vedere ora il tempo in dettaglio sulle nostre regioni per mercoledì 30 novembre. Ritorna il bel tempo su tutta la nostra regione, con qualche addensamento sui rilievi della Murgia Barese e Lucani del Potentino e Materano. Temperature stazionarie e un leggero aumento, le massime di 2-3 gradi. Attenzione alle gelate nelle zone interne, nelle vallate e nelle pianure, con forte inversione termica dal giorno alla notte. Ancora venti freddi e forti dai quadranti nord-orientali, in indebolimento dalla sera. Ma per quanto riguarda i mari, da molto mosso ad agitato il canal d'Otranto, molto mosso lo Ionio, da molto mossi a mossi verso sera. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo la nostra telespettatrice Giusy De Santis per questo splendido scatto di maglie nel Salento al mattino con ancora qualche banco di nebbia che ricopre i campi. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.